Sì, questo è il vero video di Lapislazzoli. No, stavolta non è uno scherzo, questo è il mio video di Lapislazzoli. Purtroppo parlare di Lapislazzoli è comunque difficile perché ancora non sappiamo nulla su di lei. Non sappiamo perché fossero così sicuri che fosse una Crystal Gems da interrogarla continuamente per migliaia di anni e dimenticarla sul pianeta Terra, eccetera. Non sappiamo come ha fatto a non essere corrotta dal raggio dei diamanti. Non sappiamo molte cose, non sappiamo che cosa ha fatto di così orribile da spaventare Jasper né altro del genere. Ma c'è stata una fantastica psicologa di un mio amico che ha guardato Steven Universe e mi ha detto che se c'è un motivo se Lapis si comporta così. Il comportamento di Lapis è sempre stato un mistero, perché molte delle sue azioni erano assolutamente contro ogni principio e senza senso. E, insomma, Lapislazzoli, per quanto sia una gemma molto amata e simpatica circa, alla fine aveva dei comportamenti effettivamente strani, cioè pensiamoci. Lapislazzoli è stata rinchiusa in uno specchio, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa vuole fare? Vuole tornare sul pianeta natale. Il pianeta natale però la rifiuta e decide di usarla semplicemente per poter capire la posizione delle ultime Crystal Gems rimaste. Così viene rimandata sulla Terra con Jasper, ok? E arrivati a questo punto, Lapis subisce tutta una serie di cose, resta sulla Terra per colpa di Malachite, e quando finalmente ha l'opportunità di tornare sul pianeta natale, parte dalla Terra dicendo che se ne sta andando, vuole andare sul pianeta natale, e la mattina dopo è sul Silos, davanti al granaio. Cioè, se Lapislazzuli semplicemente avesse cambiato idea, se Lapislazzuli avesse semplicemente cambiato idea, avrebbe potuto mettersi su qualsiasi sasso di tutta la globosfera. Poteva mettersi ovunque, è una gemma, poteva mettersi pure in fondo al mare o in cima all'Himalaya e nessuno sarebbe andato a disturbarla. Lei sarebbe stata certa di poter stare un attimo da sola a riflettere, e invece no, di tutto il mondo e di tutte le posizioni, i posti in cui può andare, decide di mettersi sul Silos davanti al granaio. È una strana posizione per nascondersi, no? Allo stesso modo, quando cerca di scappare di nuovo, Lapis scappa da Peridot perché non vuole avere nulla a che fare con lei e si mette di nuovo sul Silos davanti al granaio, dove Peridot la può perfettamente vedere. Gente? C'è qualcosa che non va in lei? E insomma, la situazione è parecchio strana, non, perché Lapis. Insomma, la situazione è parecchio strana perché Lapislazzoli. Perché se vuole scappare dovrebbe semplicemente tornare a mettersi sempre nello stesso punto? E ok, scappa di nuovo quando scopre che i diamanti potrebbero arrivare sulla Terra e dove va a mettersi? Non su un qualsiasi sasso nell'universo, ma sulla Luna. Sul lato chiaro della Luna, dove tutti la possono vedere con un telescopio qualsiasi. Qualcosa non quadra nel comportamento di Lapis, vero? Continua a nascondersi e si mette in posti perfettamente visibili. Molti potrebbero dire, ma ho provato a indagare sulla cosa e all'inizio pensavo che, beh, forse Lapislazzuli è indecisa e quindi non sa se andare sul pianeta natale o restare sulla Terra. Ma perché mettersi sempre in punti così facili da trovare? Perché mettersi sempre sotto la vista di tutti? Perché se non vuole parlare con nessuno non si limita a scappare e basta? E no, quando Steven va a parlarle, lei resta lì. E beh, io ho sbagliato perché davo per scontato che le gemme, avendo le Crystal Gems un rapporto di adulto-bambino nei confronti di Steven, fossero più o meno adulte a livello di mentalità comunque. Ma effettivamente non è così. Lapislazzuli è una preadolescente, un'adolescente pubescente, un'adolescente giovane, insomma, tipo una quattordicenne, ok? Lapislazzuli è una giovane adolescente che ha appena scoperto di avere le mestruazioni, in poche parole. È quella parte de della vita in cui si smette di essere infantili e si inizia a crescere, diciamo, si inizia a prendere coscienza di ciò che circonda. Il problema è che queste persone, queste ragazze, in genere finiscono per essere ancora più infantili, perché essendo delle bambine intrappolate in un corpo da donna, hanno dei complessi in più e fanno fatica a maturare. Ma quanti di voi avranno conosciuto una Lapislazzuli? E insomma, quelle persone tipo Lapislazzuli sono quelle ragazze
che vogliono attirare a tutti i costi le attenzioni degli altri. Loro non stanno semplicemente male. Loro non si limitano a star male per qualcosa. No, no, no. Loro stanno male e tutti lo devono sapere. La Pizzerazzoli è quel genere di ragazzina che si taglia i polsi e mette le fotografie su internet, pensando che gli altri pensino che, oh, poverina, vuol dire che soffre davvero. Quando in realtà l'unica cosa che pensa è, oh, poverina, ha un problema serio. Mi dispiace tantissimo, ma purtroppo è questo che la gente pensa e non hanno tutti i torti. Quando una ragazza inizia a fare autolesionismo, lo può fare in due modi. Le persone che effettivamente hanno un problema con l'autolesionismo hanno bisogno di uno psicologo e comunque lo fanno senza che qualcuno le veda. Le ragazzine in genere, quando fanno autolesionismo, invece, fanno in modo che tutti le possano vedere. Quindi fanno quelle cose del tipo nascondere i polsi a tutti i costi. Ma è una cosa strana, se tu semplicemente non vuoi che si veda, fingi che non ci sia nulla di strano. E invece no, loro nascondono i polsi a tutti i costi, magari se lo fasciano pure, oppure li mettono in evidenza in modo che tutti alla fine, prima o poi, chiedano, che cosa ti sei fatta? E vedono i tagli. Ma vogliono che solo alcune persone li vedano, non i loro genitori di certo o i professori, ma preferiscono le loro amiche. C'è qualche amica, qualcuno a cui vogliono mandare dei messaggi subliminali dicendo guarda, sto male. Insomma, diciamo che il punto fondamentale sta nel fatto che la Pizzelazzoli non è ancora abbastanza matura, ma essendo una gemma non credo che sia come con gli umani, non è una questione di età o altro del genere, è più una questione di quello che rappresenta per Rebecca Sugar. La Pizzerazzoli è cosciente del fatto di non essere perfetta. Sta diventando cosciente del fatto che la vita fa schifo. È in quella fase in cui si rende conto che tutto ciò che credeva in realtà è un'illusione. Si disillude. Capisce per la prima volta nella sua vita che in realtà qualcosa non quadra nel mondo e che non è così perfetto come sperava. E è quella fase in cui le ragazzine passano alla ribellione. La ribellione contro i genitori. La ribellione che la Pizzerazzoli ha contro tutti quanti quelli che cercano di farla ragionare. Anche se non usa mai il massimo della sua forza. Insomma, la stessa Lapislazzoli, che ha saputo tenere perfettamente testa a Diamante Blu e intrappolarla, non riusciva a tenere testa alle Crystal Gems? Davvero? La Pizzerazzoli, con a disposizione un oceano, ha perso contro le Crystal Gems. Alla fine, quello che sta facendo la Pizzerazzoli è continuare a richiedere aiuto. Attira l'attenzione, fa un po' la drama queen, cercando di farsi vedere dagli altri perché non sa che cos'ha, non sa dove sia il suo problema, non sa che cosa c'è che non va, sente solo il bisogno di farlo. Le ragazzine che fanno queste cose in realtà non ci ragionano molto. Quando fanno quel giochetto dove mostrano i polsi, ma in realtà non li mostrano, però non vogliono far sapere che si tagliano, però si tagliano e cose del genere. Quel giochetto non lo fanno perché sono brutte e cattive e vogliono a tutti i costi attirare l'attenzione su di sé perché così finalmente possono essere le reginette di bellezza. Lo fanno senza rendersene conto. Non è che ci ragionino effettivamente, loro ragionano su quanto la vita sia terribile, su quanto faccia schifo, eccetera, eccetera, eccetera. E molto spesso è vero. Ma non è un atteggiamento ragionato, è quello che succede quando gli ormoni prendono il controllo del cervello. In quella fase dell'età, le ragazze hanno un sacco di ormoni che entrano in conflitto con la loro parte razionale. Una cosa molto interessante della coppiata di cromosomi femminile è che provoca nelle ragazze un ragionamento più emotivo che razionale. Poi, ovviamente, emotivo e razionale non sono davvero due opposti ed è molto complicato come discorso. Mi limiterò a dirvi che le ragazze in genere usano molto di più le emozioni e i sentimenti per comunicare. Per questo motivo le ragazze sono più sensibili, sono più fragili, sono più forti e più deboli sotto molti punti di vista. La Pizzelazzoli viene stuprata da Jasper, ma ovviamente, come già sappiamo, non si tratta di un vero e proprio stupro. Malachite è una questione molto più interessante. Perché da un lato abbiamo Jasper, che è questa perfezione assoluta, e dall'altro abbiamo una ragazzina fragile che sta scoprendo di non essere perfetta. Succede che la Pizzerazzoli si sente automaticamente vittima di qualsiasi cosa, senza rendersi conto di essere carnefice di qualcos'altro. Lei è quella intrappolata in uno specchio,
ma è anche quella che ha spaccato una gamba a Greg e che l'avrebbe potuto uccidere e che stava per uccidere Steven e Connie senza rendersene conto perché lei non sapeva che loro dovessero respirare. Lapislazzoli è la terribile vittima dello stupro di Jasper perché Jasper l'ha usata solo ed esclusivamente per poter essere più forte, mentre Lapislazzoli è quella che ha ingannato Jasper per tenerla intrappolata in fondo al mare. Lapislazzoli è quella che ha avuto la forza di combattere tutti i giorni per chissà quanti mesi per tenere una donna più forte di lei intrappolata in fondo all'oceano con quello che era un rapporto malato rappresentato da una creatura che aveva un aspetto quasi animalesco senza essere davvero animale. Malachite è un mostro terrificante che rappresenta tutte le insicurezze di Jasper e di Lapis. Lapis è terrorizzata dal mondo e non sa da che parte stare, perché da un lato ci sono i diamanti, lei è sempre stata con i diamanti, lei è sempre stata dalla parte dei diamanti, proprio come i bambini sono sempre stati dalla parte dei genitori, ma a un certo punto non vuole più regole perché vuole esplorare se stessa, perché ha un senso di ribellione che va da dentro e non sa da dove arrivi e quindi si mette a combattere contro i suoi genitori, ovvero il pianeta natale, quello che mette le regole, quello che la identifica, quello che l'ha creata. E dall'altro ci sono le Crystal Gems, delle nuove amiche, che però non la capiscono davvero perché la conoscono da poco. E quindi lei si sente incompresa perché le persone che dovrebbero capirla, ovvero il pianeta natale, mettono regole anche a caso e non si preoccupano di lei perché già la conoscono. Mentre quelli che si preoccupano di lei sono anche quelli che la conoscono di meno. E non ce la fa più e impazzisce. Ed è quello che succede a tantissime ragazze. Lapislazzoli ha stuprato effettivamente Jasper, l'ha costretta lei nella relazione. Certo, è Jasper quella violenta e così via, ma è Lapislazzoli che ha ingannato Jasper, è Lapislazzoli che ha deciso che Jasper dovesse stare in fondo al mare con lei. Lapislazzoli ha sacrificato una parte della sua vita pur di far star male Jasper. È terribile. Ma non se ne rende conto, lei è sempre convinta di essere la vittima di tutto. E chissà che cosa prova e che cosa pensa di Jasper ora. Malachite è quel genere di relazione malata dove due persone hanno due interessi diversi e stanno assieme sperando di ottenerli. E Jasper è quella che è interessata solo al corpo di Lapis, mentre Lapis è quella che usa una relazione per sfogare tutto ciò che non va nella sua vita, sfogare tutta quanta la sua rabbia su una persona che in realtà non è la causa dei suoi mali. Questo giochino di Lapislazzoli, che sembra così insensato, è lo stesso giochino che fanno le ragazzine quando stanno crescendo, quando hanno bisogno dei loro spazi, hanno bisogno di imparare a capire le cose, maturare, e non vogliono nessuno e vogliono tutti, e vogliono l'aiuto di tutti, ma nessuno glielo dà, e non sanno mai che cosa vogliono alla fine. Sanno solo che stanno male, stanno continuamente male. E Lapislazzoli ha motivo di star male perché lei ha subito delle cose orribili. Lei ha subito la cosa dello specchio, però non è nemmeno in grado di andare avanti. È una ragazza traumatizzata. E diventa così complicata da analizzare perché non è ancora uscita da questa fase, non è ancora maturata oltre. È ancora bloccata. Bloccata in questa situazione terribile. È ancora lì. Nonostante change your mind e tutto il resto, lei è ancora lì. L'unica cosa che ha fatto è stata quella del sono stata peggio. Ma anche quella in realtà era una cagata. Non è vero che Lapis ha sofferto di più di Diamante Blu. No, no. Secondo me è più una questione di empatia. Lapislazzoli sta usando contro i diamanti tutta la rabbia che ha contro il pianeta natale perché accusa i diamanti di tutti quanti i suoi mali. E basta, non c'è molto altro da dire a riguardo. Non è vero che ha sofferto di più, ma è come se avesse sofferto di più, perché è diventata insensibile, è diventata fredda e finisce per non capire quando ferisce le persone. Non lo capisce con Peridot e non lo capisce con Diamante Blu. Lapis ragiona con le emozioni, crede che la sua sia razionalità, ma in realtà non lo è. No. Il comportamento di Lapis, alla fine, non è altro che un semplice non sapersi comportare, aver bisogno di aiuto e non saper come chiederlo. È un conflitto continuo all'interno di tutta la sua personalità che finisce per essere così complicata e ripetitiva, perché lei continua a scappare e non impara mai nulla. L'unico passo avanti che fa Lapis è quello a un certo punto di accettare l'idea di essere una Crystal Gem. Mi sarebbe tanto piaciuto poter fare un video di quelli che sono così strappalacrime sulle gemme che rappresentano grande sofferenza o altro del genere, ma sapete, non tutte le gemme sono così.
Non tutti i personaggi di Steven Universe nascondono un discorso che vi farà piangere disperati o altro del genere, scoprendo cose che non sapevate sulle gemme. La verità è che sono persone. Persone a tutto tondo. E come le persone a tutto tondo non hanno tutte quante un qualcosa strappalacrime da raccontare, ma sono dannatamente veri e chiunque si può identificare in loro. Insomma, sono personaggi costruiti così bene proprio perché non devono a tutti i costi farti piangere quando 151 coso fa i video su YouTube. No, è così vivo. Steven Universe è così vivo. Sono semplicemente persone reali, vive, esperienze vissute. E su, nei commenti parlatemi un po' di lapislazzuli. Magari mi verrà in mente qualcosa che potrei aggiungere in un prossimo video su lapislazzuli.